Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati a questa nuova doppia video recensione. Come potete vedere alle mie spalle, vi parlerò di due libri che fanno parte di una saga scritta da appunto Jennifer Armentrout. Abbiamo Shadows, che è il prequel, mentre Onyx è il secondo. Il primo è Obsidian e ho deciso di accorpare queste due video recensioni in un unico video. Allora, non farò spoiler ovviamente, e inizio subito parlandovi del prequel, che è Shadows, che purtroppo sarà una recensione molto breve perché è proprio piccolino di suo il libro. Eccolo, vedete? Proprio lo spessore, ecco, sono poche pagine, e infatti uno dei lati negativi, vabbè, tra virgolette, è che è troppo corto, cioè avrei voluto qualche pagina in più per apprezzare appieno lo stile e la caratterizzazione dei personaggi, sia di Dawson che di Bethany. Allora, Dawson è il fratello gemello di Diamond. Io ho già fatto la videorecensione di Obsidian, quindi la trovate nel mio canale. È il gemello scomparso, ucciso dagli Arum, che danno la caccia ai Luxen. Perché? Perché Diamond, insieme a Dawson, sono degli alieni e fanno parte della famiglia Luxen. Bethany invece è la fidanzata, una ragazza normale, umana, e purtroppo scopre accidentalmente questo grandissimo segreto di Dawson proprio mentre si stanno baciando molto ardentemente. Io ho dato 5 stelline a questo libro perché lo stile si è riconfermato quello che già era presente nel mio in, scusate, in Obsidian. Molto accattivante. Mi sono affezionata al personaggio di Dawson, devo dire la sincera verità, un pochino più di Diamond, molto di più. Però vabbè, ok, ci sta. Peccato, ecco, pochissime pagine. A me è piaciuto perché scorre molto in fretta, la lettura si legge, ma neanche in 3 ore, perché proprio cioè, accattivante la storia, loro si conoscono, lui cerca di non rivelargli questo segreto, però purtroppo ovviamente viene fuori. E il fatto che lui viene ucciso dagli Arum non è uno spoiler, proprio perché in Obsidian Diamond, che quando conosce Katie, nasce una storia d'amore, eccetera, eccetera, ovviamente racconta di sé e della sua famiglia. Hanno un'altra sorella che è Dee, alla quale è affezionatissima Katie, però ovviamente lei ha paura che Damon possa fare lo stesso sbaglio, diciamo rinnamorarsi di un'umana, però beh, quello è Obsidian. Comunque, ecco, non è uno spoiler il fatto che venga ucciso, e qui proprio lo conosciamo meglio, si conosce tutta l'evoluzione della storia. Bethany lo stesso verrà coinvolta in questa storia. E ok, io ho letto prima questo perché è uscito in ordine, mi è stato inviato dalla Giunti. Poi è uscito Onyx e ci sono buttata a capofitto perché Obsidian mi era piaciuto molto. Ho dato 4 stelline, che vabbè, è sempre un giudizio, dai, buono, perché avrei voluto che si fosse sviluppato un po' diversamente, nel senso che io mi aspettavo il ritorno di un personaggio, e infatti c'è stato in questo libro, non posso dirvi chi, però diciamo che questo libro è caratterizzato molto da dei colpi di scena, e questo me l'ha fatto apprezzare tanto. Avrei voluto che si sviluppasse in una maniera un po' diversa, che esprimesse meglio alcuni determinati concetti, diciamo, anche avvenimenti che sono svolti appunto in Shadows, che sono strettamente collegati tutti e tre i libri, ovviamente. E è stata una lettura molto piacevole. 4 stelline, come vi ho detto prima, recensione positiva, dai, voglio dire. Poi c'è un nuovo personaggio che va a intaccare la storia d'amore tra Damon e Katie. Lei, ho trovato Katie, sinceramente l'avrei voluta uccidere 1000 volte perché l'ho trovata indecisa. Vuole una storia normale, però sa che non la può avere perché lui è un alieno. Però dopo lo vuole, poi però no, voglio vivere una vita normale, una ragazza della mia età, lei è una book blogger, adora leggere, fare le video recensioni, ci sono un po' ritrovata. Una cosa molto carina è stata la dedica dell'autrice, proprio all'inizio del libro, dedicato a lettori e blogger di libri di tutto il mondo. Ecco, non so se si può vedere chiaramente, però è veramente un pensiero molto carino che ha avuto l'autrice. C'è un nuovo personaggio che va, come stavo dicendo prima, a intaccare la storia di Damon,
Daimon, scusate, no, di Daimon. Daimon, Daimon, nomi purtroppo molto simili tra telefilm e libri. Tra Daimon e Katie è proprio Blake, nuovo, arriva nella scuola, si fa conoscere, si fa apprezzare molto da Katie, tant'è che ho pensato, ecco il classico triangolo amoroso, però lui non è chi pensa, non è chi lo vuole, no, chi lo vuole conoscere, scusate. Lui si descrive in una certa maniera, dice la storia della sua famiglia, piace fare surf, eccetera, però in realtà non è colui che si descrive in questa maniera, perché nasconde molti segreti, si può dire anche tra virgolette dei poteri, perché dopo non posso fare tanti spoiler purtroppo, perché altrimenti rovinerei la voglia di leggere questo libro che merita. Obsidian mi piace molto di più, però vabbè dai, 5 e 4 stelline non sono mica delle votazioni negative, anzi. E questo personaggio avrà molta rilevanza in questo secondo capitolo della saga, proprio perché farà conoscere a Katie determinate cose, ritornerà un personaggio molto importante che io avevo già, me lo sentivo, però vabbè, non posso dire chi è ovviamente. E veramente sono state due letture molto piacevoli, ho letto uno dietro l'altro proprio perché l'uscita, l'intervallo di tempo di uscita è stato molto breve tra i due libri, quindi lo stesso mi è stato inviato dalla Giunti e le recensioni sono state già fatte appena ho letto i rispettivi libri e solo adesso purtroppo ho avuto tempo per fare queste due video recensioni perché diciamo che ho portato avanti altre letture. Però ecco, ne ho approfittato per fare questa doppia video recensione. Molto soddisfatta, molti colpi di scena soprattutto nel secondo libro e ho apprezzato l'idea proprio di fare un prequel che però secondo me era meglio che usciva prima di Obsidian, secondo me, in linea di successione. Il quarto capitolo della saga, che poi sarebbe il terzo ovviamente, quello successivo a Obsidian e Onyx e Opal, però non so quando uscirà, molto probabilmente entro la fine dell'anno, sicuramente, spero, però il mese preciso non lo so. Comunque, veramente, due letture molto piacevoli, per chi ama il genere del paranormal romance con tutti questi elementi, lui alieno, lei umana, storie d'amore, misteri, devono scoprire il governo, lo stesso avrà un ruolo molto importante, soprattutto nel secondo capitolo, cioè in Onyx. Molti elementi ben mixati tra di loro, veramente è stata una ottima lettura, perché ero molto curiosa di sapere come andava a finire, perché Obsidian ti fa rimanere così. E Onyx è molto più corposo, di Shadows, come potete vedere, entrambi costano 12 euro. E io vi dico, ho letto più di due settimane fa, e lo stesso il finale ti fa rimanere a bocca aperta. Io comunque sono per la coppia, tifo la coppia, Daimon e Katie, e sono molto curiosa di leggere il terzo capitolo. Va bene, questo ecco. Purtroppo non posso parlarvi più di tanto, perché da una parte farei spoiler. Nel prequel è talmente corto che purtroppo, più che dirvi che vi fa conoscere il gemello di Daimon e Bethany, che poi si innamorano, lei scopre il segreto, è breve purtroppo, come vi posso dire, io adoro i libri lunghi, belli, corposi, purtroppo Shadows è abbastanza corto, si legge subito, però ci tenevo a condividere con voi questa mia opinione. Quindi niente, io vi ringrazio di cuore. E arriveranno altre video recensioni, tra cui quella di Multiverso di Leonardo Patrignani, molto probabilmente dopo di questa, perché ho appunto queste tre video recensioni da recuperare. E niente, io vi ringrazio di cuore perché siete sempre in tantissimi a iscrivervi sul mio canale YouTube, siete veramente molto affettuosi anche sulla mia pagina Facebook, mi seguite, chiedete consigli, veramente io sono orgogliosa di condividere con voi questa mia grande passione. Va bene, io vi auguro buone letture, a presto, ciao!